Itali Felipe Anderson potrebbe creare seri imbarazzi alla difesa avversaria, perché quando è in giornata con i suoi dribbling è davvero immarcabile. Giocatore dalle qualità. Funes Mori! È arrivato subito il gol dell'1-0. Segnare non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente. Non mezza. Azione pericolosa, sventata. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Cerca la rete. E c'è il gol. Il pressing ha funzionato, qui hanno recuperato palla e per il portiere non c'è stato niente da fare. E con questo gol il loro margine di vantaggio aumenta ulteriormente. Hanno ormai la vittoria in tasca. Bravo qui a smarcarsi. Buona qui la lettura del difensore. Può metterla da lì. E c'è il gol. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Atebuer. Zapata. Ilicic. Duván Zapata. Si affidano una fitta rete di passaggi. Ha spazio per andare. Prova a calciare. Ed è gol! Rete! Segnano la ripetizione. I tifosi saranno contenti. Gli avversari certamente un po' meno. È il loro obiettivo, il titolo. Potrebbero centrarlo grazie a questa vittoria, Pier. Occhio a questo lancio. Palla interessante in profondità. Portiere non ha potuto nulla e dunque il Ilicic. Zapata. Può colpire da lì. Gomez. Gomez! Rete dell'Atalanta! Ne ha preso un altro, questa non è certamente la sua giornata migliore. Ovviamente il ruolo del portiere è delicato, grande responsabilità. Borja Iglesias. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Nabil Fekir. A metri per andare! E c'è il gol! Aumentano dunque il divario con questo gol. La promozione ormai è davvero a un passo. Basterà difendere il risultato fino alla fine. Potrebbe essere il gran giorno oggi, ma è presto per festeggiare. Mandy. William Carvalho. Sergio Canales. Borja Iglesias. Sale Canales. Palla molto interessante. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per andare di casa. Scelta coraggiosa da parte dell'allenatore, che sceglie il 4-2-4. Non mi sembra il più equilibrato dei moduli, per usare un eufemismo. Possono passare in vantaggio. Pallone che finisce in rete. Possono giustamente esultare per questo gol, frutto dell'ottimo pressing. Splendido gol di prima intenzione, al volo. Davvero una giocata incredibile, Pieri. Apre sulla fascia. Mezza. Ha spazio per andare. Attenzione, occasione. Ecco il gol. Ha finalizzato nel migliore dei modi, una splendida giocata collettiva in contropiede. Se prima era dura, recupera lo svantaggio, ora sembra una missione impossibile. Difficile trovare le motivazioni. Lo vede. Attenzione, ecco il gol! Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta.
Oggi è davvero implacabile. Sì, il palla che tocca la trasforma in oro. Di fronte ci sono Borussia Dortmund e Atalanta. Difficile fare pronostici, Pierre. L'unica cosa che posso dire è che non ci annoieremo. Ecco la formazione di partenza del Dortmund. Bürki va fra i pali. Per la difesa Kanji con Hummels. Delaney insieme a Witzel a centrocampo. Un solo terminale offensivo che è Marco Reus. Ilicic! 1-0! Trovano il gol subito. Josip Ilicic. Buona l'idea qui. Ottimo il tocco. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. Cucchiaio perfetto. Non hai nulla da fare per il portiere.